adesso mi trovo a Scordia, in provincia di Catania. Paese situato sulla piana di Catania, appartenente al comprensorio del Calatino, si pensa che il suo nome derivi dal greco skordion, ossia aglio, ad indicare una zona favorevole a questo tipo di coltivazione. Dopo essere stata distrutta dal violento sisma del 1693, alcuni suoi edifici furono ricostruiti in chiave tardo-barocca. È un esempio la chiesa di San Rocco, con impianto a croce latina. Interessante a Scordia è il Museo Etnoantropologico Mario De Mauro, un museo delle antiche arti e mestieri creato per volontà del professore Nuccio Gambera ed ampliatosi negli anni dalle donazioni degli abitanti di Scordia. Da non perdere inoltre a Scordia sono le sue festività, come quella del Santo Patrono San Rocco, San Giuseppe e la Settimana Santa. Curioso è che dalla fine del 1700 qui a Scordia fu avviata la coltivazione di arance, attività mantenuta fino ad oggi. È per questo che Scordia è conosciuta come la città delle arance rosse, prodotto cui è stato riconosciuto il marchio IGP. È a Scordia che ho scoperto Oran Freezer, azienda con più di 50 anni di storia, nata con l'idea di produrre arance di qualità, distribuendole in Italia ed esportandole anche all'estero. La loro produzione si basa su arance con buccia edibile, suddivisa in tantissime varietà, le cui principali sono Tarocco, Sanguinello e Moro, commercializzate anche con il marchio IGP. Situata al centro della piana di Catania, Oran Freezer si impegna di dare valore a una vita sana e al territorio su cui si trova. Affascinante nei pressi di Scordia è il parco suburbano Grotta del Drago, un vallone formatosi dall'azione erosiva del torrente Cava, che originariamente confluiva nel biviere di Lentini. Il tufo delle rocce circostanti, emerso dall'attività erosiva di questo torrente, fu lavorato sin dai tempi della protostoria per la realizzazione di grotte a scopo abitativo, un'attività spesso riscontrabile nelle cave iblee. Qui si possono ammirare ben 10 grotte artificiali e un ampio sistema di cameroni posto su due piani, collegato tramite una scala intagliata nella roccia. In quest'area si sono succeduti diversi popoli come i Siculi, i Greci e poi i Bizantini, per arrivare a tempi più recenti, quando alcuni ambienti sono stati adibiti a deposito o a luogo di riparo in tempo di guerra. Affascinante all'interno degli ambienti è il palmento rupestre, ad evidenziare la cultura vinicola che caratterizzava gli abitanti dell'antica Scordia. Curioso è il termine Grotta del Drago, c'è chi lo fa risalire ad antiche leggende circa un essere mostruoso che vive all'interno della grotta, chi ha il cognome di un pastore che viveva in queste zone, quindi la Grotta di Drago, ma l'interpretazione più originale è da attribuire a Antonio Cucuzza, che fa derivare il nome del luogo dal carattere torrentizio del vallone, associando la parola drago a draco, termine alto medievale indicante fiume o torrente impetuoso. Per la sua importanza archeologica e storica, l'identità culturale della Grotta del Drago è stata riconosciuta come ecomuseo, ossia il riconoscimento di un patto stretto tra il territorio e i suoi abitanti, di cui sono partecipi attivi della sua tutela e della valorizzazione e mantenimento nel tempo della sua identità. Ed un enorme grazie va al Comune di Scordia, all'Assessorato alla Cultura, all'Associazione Parco Cava Grotta del Drago e all'Associazione Culturale Progetto Fontana, che mi hanno ospitato e permesso di realizzare questo video. Un enorme grazie va anche a tutti quelli che sostengono il mio progetto. Grazie. Ciao!